Ciao a tutti, benvenuti, bentornati e bentrovati a una nuova puntata di Live Reaction. Siamo giunti alla sesta puntata e siamo arrivati ad agosto. Agosto. Siamo arrivati a luglio, che già ha fatto i suoi effetti, diciamo. Siamo finalmente arrivati all'inizio del cuore della stagione per gli stagionali. Da quello che stiamo seguendo, i dati che abbiamo, siamo contenti che i risultati stiano andando bene, il tempo sta aiutando, la voglia di andare in vacanza c'è, quindi in questo momento storico siamo tutti abbastanza soddisfatti per quanto riguarda gli stagionali. Poi ovviamente città e montagna sono scorso leggermente a parte e spero che per tutti vada bene, se non nell'immediato, nel breve termine. Intanto inizio con i saluti. Ciao Marinella, ciao Anna, bentrovate anche a voi. Prima di iniziare, volevo un attimo che mi sistemo la regia. Volevo commentare una cosa che ho visto. Vediamo se si vede. Ok. Allora, questa è una sponsorizzata, un'offerta di un albergo che ho trovato sul feed del mio profilo Facebook. Ora, quando analizzo i siti e vi dico di non mettere il link diretto alla mail, ma il form di richiesta informazioni con i campi obbligatori del periodo del trattamento delle persone, è esattamente per evitare quello che succede, ad esempio in questa offerta dove chiunque trova più veloce evidentemente scrivere la propria richiesta anziché cliccare sul link, e quindi partono le più disparate richieste: prezzo per un weekend, due adulti, seconda settimana di luglio, preventivo per un adulto e un beagle, senza mettere anche qua nel periodo, nel trattamento, preventivo dal 16 agosto, una settimana per due persone, anche qui camere colazione, pensione completa, chissà. Preventivo un adulto e tre ragazzi per 3 giorni e 2 notti. Ah, qui generico, proprio neanche la data proprio. Preventivo, prima settimana di settembre, due adulti e una bambina. Preventivo, una settimana, due adulti, una ragazzina e bambino. Ok, quindi nessuno ha messo il trattamento e in pochissimi il periodo, se non una seconda, terza settimana, che magari a seconda di come iniziano all'interno del mese può essere una piuttosto che l'altra. Comunque, questo è un po' il motivo per cui è bene, almeno sul nostro sito, avere il form di richiesta informazioni con i campi obbligati, e il top sarebbe che sia collegato al CRM o al preventivatore che avete, di modo che la richiesta viene già immagazzinata nel software e voi dovete solamente inserire il prezzo, spuntare qualche casella e inviare subito il preventivo. E ovviamente è un lavoro molto inferiore e fatto molto meglio che rispondere manualmente a ogni singola mail e soprattutto chiedere magari a chi ha scritto pezzo per un weekend per due, specificare quale weekend e soprattutto il trattamento. Quindi in questo modo si risparmia molto tempo e si ha un risultato infinitamente migliore, anche perché se uno vi fa una richiesta con informazioni mancanti, poi non è neanche detto che se voi gli rispondete, lui vi risponda nuovamente, quindi si va avanti col tempo, magari si perde l'interesse di quell'istante, quindi buonanotte ai suonatori. Bene, dopo questa mia disamina del modo in cui devono essere richiesti i preventivi, possiamo iniziare. Se c'è già qualcuno in chat che vuole proporre il proprio sito, possiamo iniziare subito a analizzarne qualcuno, vediamo quanti farne. Oggi io sono sempre disponibile e purtroppo, come dicevo, la stagione è nel pieno, quindi non siamo in tantissimi collegati, ma la registrazione rimane sempre sia su Facebook che YouTube, quindi chi non può collegarsi, come in tanti mi scrivono, può tranquillamente vederla in differita sul nostro canale YouTube, che magari è un pochino più semplice da vedere anziché Facebook. E soprattutto chi a giudicare anche dalle altre puntate, vediamo soprattutto siti non stagionali, quindi è anche interessante vedere le altre realtà come sfruttano il canale web. Angela, buongiorno anche a te.
Quindi Marinella, Anna e Angela, se qualcuno di voi vuole proporre il proprio sito, lo guardiamo subito. Intanto cerco di capire perché non ho la chat aggiornata sui 1000 dispositivi che ho collegati. Ho un cellulare, un tablet, il computer e ognuno dà dei risultati diversi, quindi non so neanche più dove guardare. Aggiorniamo la pagina. Cerco di capire perché. Allora, dovrei essere in piano. Angela, ci propone il mio anche se deve essere completamente rivisto, ma siamo qui apposta, quindi direi che lo possiamo assolutamente guardare. Allora, bbscrovegni.it. Ok. Allora, qui innanzitutto, allora, non so quanto, diciamo, quanto sarà imponente il restyling, però è sempre bene essere, diciamo, coerenti con la comunicazione, perché se cerco B&B Scrovegni mi ritrovo B&B Scrovegni Home, ok, che questo è il tuo sito, ma su Google Business sei come Scrovegni Room and Breakfast. Quindi qui è bene che la dicitura invece sia B&B Scrovegni. O se vuoi fare Room and Breakfast, che ci sta anche come descrizione per differenziarsi un po' dal resto, mettila anche nell'URL del sito, dato che lo devi rifare, la puoi aggiornare, e sicuramente nel titolo e dell'home page. Allora, dato che lo devi rifare, io ti faccio delle osservazioni che possono essere sicuramente utili a chi sta guardando e magari le riscontra nel proprio sito, o anche a te per essere sicuro che quando rifaranno il sito seguano queste indicazioni. Allora, sì, vedo che il tuo logo è Room and Breakfast, quindi mi confermi che è proprio Room and Breakfast il nome registrato. E allora a questo punto ti conviene, quando lo rifai, ma sia proprio cambiare l'URL, quindi anziché B&B Scrovegni, chiamarlo proprio Room and Breakfast o Scrovegni, insomma, se vuoi mettere prima o dopo, a seconda di come intenzione di fare, però a questo punto non utilizzare più la dicitura B&B Scrovegni. Ok, stanze appartamenti nel cuore di Padova, immersi nella bellezza in pieno centro storico. Ok, quindi così dici già dove siete. Allora, ok, allora qui un paragrafo descrittivo lo metterei sempre quando rifarai il sito, perché altrimenti e magari queste tre sezioni non le metterei in questo modo, perché sembra che siano tre camere diverse. Invece sono posizione strategica, design e comfort e respira il Veneto. Dovresti far fare tre paragrafi e in ognuno la descrizione di, insomma, un paragrafo o due meglio di quello che descrive il tuo. La tua struttura, perché dà modo a chi atterra sul tuo sito di capire subito di cosa stiamo parlando. Allora, recensioni, perfetto.
Oh, perfetto, recensioni assolutamente I approve. approvate, perché, come dico sempre, è bene che i link, ci siano le immaginette, non siano cliccabili, in modo che uno non esce dal sito, e ci sia appunto scritto il nome della persona e da dove proviene la recensione. Assolutamente approvato, questa cosa mantienila. Allora, diamo un'occhiata anche a Facebook e Instagram, che suppongo. Allora. Vediamo se riesco ad accedere. Intanto guardiamo. Perfetto, quindi su Facebook già ti sei allineata con la comunicazione, quindi Scrovegni Room and Breakfast. Su Instagram invece. Mamma, un'ora. Su Instagram invece, se ce la faccio, su Instagram invece rimane la vecchia, se così la vogliamo chiamare, dicitura. Non so se hai fatto un restyling o un rebranding recentemente, però lo vedi, B&B Scrovegni, e poi sotto il titolo è questo. Quindi vedi di cambiare nome anche al profilo Instagram, tanto è una cosa da fare. Vedo che non hai neanche tantissimi follower, quindi non ti crea alcun problema. Camere, vediamo, camera doppia. Allora, verrebbe a dirsi gallery molto bella, e quando rifarai questa sezione, le foto le puoi mantenere. Magari metti una piccola descrizione della tipologia di camera, magari dato che ne hai solamente due, non è necessario fare, vabbè, di qua ci sono. Ok, no, allora per linearità manteniamo il doppio menu. Fai una breve descrizione, poi un elenco a bullet point, quindi un elenco puntato con tutti i punti di forza delle camere, o le caratteristiche. Anche perché camere abbiamo doppie, quadruple, ed è ok la dicitura, ma se io vado negli appartamenti. Allora, Facebook e Instagram sono proprio scarsa, Angela. E allora, a costo togli Instagram. Se fai fatica a seguire entrambi i social, a costo togli Instagram e cerca di seguire un po' al meglio almeno Facebook. Perché almeno su Facebook poi se hai bisogno fai delle campagne, fai delle sponsorizzate o comunque. Ad oggi ancora la comunicazione che funziona di più è quella su Facebook, quindi se non riesci a stare dietro a tutte e due, almeno cerca di seguire Facebook, anche solo mantenere aggiornata la pagina, anche se fosse solo un post alla settimana o ogni 2 settimane, la copertina aggiornata, l'immagine del logo aggiornata. Questo è come al solito un consiglio che do a tutti. Questo perché? Perché chi capita poi sulla vostra pagina Facebook è bene che abbia un'idea, insomma, di contemporaneità della pagina e, diciamo, non ci rimane, non abbia una brutta impressione della struttura. Quindi cerca almeno Facebook. Allora, appartamenti verde, giallo e azzurro, blu. E sì, anche qui ci andrà ovviamente, immagino, capisco il nome della tipologia, però anche qui andrà descritto il numero di letti, la metratura negli appartamenti è molto importante, e al solito i vari servizi delle camere, perché io sì, clicco su servizi. Ah, ok, e vedi, non ha senso che metti tutti i servizi in un'altra pagina. Tanto vale mettere questi servizi all'interno delle camere e questi all'interno degli appartamenti. Magari nei servizi tieni quelli attrazioni più vicine, attrazioni popolari, aeroporti più vicini, non lo chiami servizi, ma lo chiami Esplora, ad esempio, e qui vai a mettere anche qui qualche foto, un paio di paragrafi descrittivi e poi elenco puntato. Contatti. Ok. Allora, qui giusto il form di richiesta informazioni, quindi questi sono due, diciamo, in un luogo hai solamente camere, nell'altro tutti gli appartamenti, giusto? Perché
Allora, non vorrei facesse un po' di confusione. Perché lì hai. Non so se magari sono vicini l'uno all'altro. Vediamo se si capisce un po'. Ah, mi pare siano anche abbastanza vicini. Sai cosa potresti fare per evitare di avere due mappe? Magari fai il percorso su Google Maps dall'uno all'altro e poi o fai uno screenshot di quello oppure fai fare una mappa semplificata della città con solamente i due pin con le camere e gli appartamenti e al limite evidenziare qualche punto di forza, qualche punto di interesse all'interno della cartina, giusto per dare più immediatezza che chi capita qui veda due mappe di Google diverse, perché appunto io che non lo sapevo, credevo che camere e appartamenti fossero la stessa struttura e vedendo anche qua due indirizzi diversi, due numeri diversi, però la mail è la stessa, ah no, telefono è lo stesso, email è la stessa, Padova è Padova, quindi magari a costo scrivere solamente room, le camere sotto l'indirizzo, magari solo la via, appartamenti solo la via e poi unificato Padova, telefono ed email, in modo che dia più un'idea che diciamo, sono unite le cose. Però come mappa magari appunto ne fai una unica o fai screenshot da Google Maps oppure fai fare una mappa semplificata, non cliccabile, di modo che anche in questo caso non si esce dal sito e comunichi meglio la proprietà di entrambe le tipologie di risorse. 5 minuti a piedi, esatto, ecco, potresti, dato che sono 5 minuti a piedi, beh, in realtà non so se è una cosa che possa interessare, però perché comunque chi sta in una camera magari non gli interessa quanto distano gli appartamenti, ma magari potresti fare cartina unificata, i due pin, linea tratteggiata e poi gli fai l'immagine delle classiche orme dei piedi con scritto 5 minuti a piedi. Così unifichi un po' meglio il tutto. Ok, direi che adesso sul cellulare non lo starei neanche a guardare perché tanto se lo devi rifare non avrebbe senso. E un altro consiglio che ti posso dare, vedi qua la mail è ripetuta due volte, ma tanto lo devi rifare quindi è rilevante. Nel form richieste informazioni chiedi anche il periodo ed eventualmente anche il numero di persone, però almeno il periodo, perché altrimenti ricadiamo nel problema che abbiamo visto prima, che la gente no, non pensa, adesso non riesco a capire il perché, però evidentemente c'è questo problema, che ti scrivono che so, un appartamento per luglio e poi non ti dicono il periodo, non ti dicono in quanti sono, perché magari in base alle persone anche te gli sai consigliare un appartamento piuttosto che un altro. Sicuramente sai più, conosci meglio te le tue risorse che non chi ti chiede informazioni. Perfetto. Direi che altro non c'è. Volentieri, anche se hai una bozza del sito, anche quando avrai una bozza del sito, se vuoi tornare qui su Live Reaction, gli possiamo dare un'occhiata ben volentieri, di modo che se c'è qualche modifica da fare, la fai fare prima di pubblicare il sito. Però, diciamo, per adesso quelle cose che ho detto le puoi far fare tranquillamente, non è nulla di particolare. Quindi, Angela, ti ringrazio per essere stata ospite e dovrebbe essere partita la chat ufficialmente. Quindi, Anna, relè delle ceramiche, se ci sei, batti un colpo e io intanto inizio a dargli un'occhiata. Allora, relè delle ceramiche. Allora, qui come sempre ti consiglio di fare brand protection sul nome perché c'è l'annuncio sponsorizzato di Booking, altrimenti. E Hotel Taranto, relè delle ceramiche, anche qui sarebbe meglio lasciare Hotel Re delle ceramiche a costo fare poi come hai fatto qua. Mettere la lineetta più Grottaglie Taranto. Questo è più, diciamo, un consiglio che non un obbligo, perché tanto si capisce, però è sempre bene avere uniformità in tutta la comunicazione. Perfetto, Anna. Allora, iniziamo.
Allora, io per adesso lo guardiamo su desktop, però come dico sempre, la maggior parte delle visite arrivano da mobile, quindi ci soffermeremo magari per la parte grafica più sul mobile che non sul desktop. Desktop ci è più utile adesso perché in diretta si vede meglio. Allora, comunque sicuramente belle le foto a tutto schermo, mi sembrano veramente tanto grandi. E la barra qui in alto bianca è molto spessa. A me piace di più l'effetto quando scrollo. Ecco, secondo me potrebbe già essere così quando io apro, nel senso già una barra blu in trasparenza. Adesso qui non viene riportato il logo perché non ci sta, forse è così perché non ci sta in verticale. Se non, diciamo, se lo accettate, potreste mettere delle ceramiche di fianco quando si scrolla in modo che il nome rimanga sempre visibile, oppure a costo mettere il nome anziché il logo, in modo che comunque rimanga sempre visibile. Però come effetto è più bello che ci sia il blu in trasparenza che non questa barra bianca molto alta. Però, come dicevo, l'importanza è relativa perché poi vedremo da cellulare. Allora, scopri la serenità. Allora. Il relè delle ceramiche è un'oasi di pace e tranquillità, il luogo perfetto per abbandonarsi al riposo anche dopo una lunga giornata di lavoro. Quindi dai là e la temperatura che c'è lì adesso. E questa è l'ora. Credo però adesso sono le 14:52, quindi non penso. O non funziona o non è aggiornato o non so cosa sia. E questo invece hai fatto la traduzione in inglese, però sarebbe meglio avere il sito completamente tradotto. Adesso qui non vedendo barre della lingua, suppongo che ci sia solamente una lingua, però se avete grande affluenza di stranieri, è bene avere proprio un'intera versione del sito completamente tradotta. Abbiamo ripensato il concetto di lusso e il re delle ceramiche è stato concepito in modo. Adesso lo leggo, poi ti faccio i miei appunti. Il re delle ceramiche è stato concepito in modo che tutto lo spazio ti seduca e ti offra. Oh, devo parlare al tutù. Tutto ciò che, di cui hai bisogno. I dettagli sono stati curati con attenzione nel minimo particolare per regalarti tutto il comfort possibile all'interno e all'esterno della struttura. Ok, però dato che abbiamo ripensato. Quindi abbiamo concepito il relè delle ceramiche e abbiamo curato ogni singolo minimo dettaglio con estrema attenzione. E nel minimo particolare, che okay, comunque lì va bene, l'importante è appunto, dato che parlate, abbiamo, quindi abbiamo concepito il relè delle ceramiche e abbiamo curato i dettagli. Allora, offerte. Ok, le offerte, solo che qui non c'è nulla di cliccabile e qui c'è un qualcosa che non si vede. Quindi questo non so se è un problema momentaneo. Intanto scusa, Angela, grazie a te, ho visto adesso il commento. E qui non c'è nulla di cliccabile, quindi qui mi spiace, ma è da sistemare. E da un'occhiata che non sia un problema solo temporaneo. Allora, abbiamo in relè camere esperienze. Ok, qui giusto che la mail non sia cliccabile, o meglio, non deve rimandare al non deve aprire il cliente di posta, ma deve rimandare al form di richiesta informazioni. Perché io suppongo che se vado in contatti, contattaci, esatto, richieste informazioni. Quindi dovresti fare in modo che io quando in basso clicco qui sull'email, io venga rimandato alla pagina contatti direttamente qui, che sarebbe a metà pagina. È una cosa che si può fare, si chiama ancora, nel gergo tecnico. Quindi chi fa il sito è sufficiente che metta una ancora. Che è un pezzo di codice, una parola di codice qui e quando clicchi sull'email vieni rimandato direttamente lì, così compili il form di richiesta informazioni. E ti chiedo invece il numero di telefono, è ok, però vedo che non c'è nessun link a WhatsApp, se c'era un motivo in particolare o lo state pensando di farlo.
Poi vediamo Facebook, Instagram e Trip. Relè delle ceramiche, ok. Relè delle ceramiche, ok. Qui avete messo gli underscore forse perché era già occupato il nome, ma non ci, diciamo, non è un problema. Relè delle ceramiche invece su TripAdvisor invece c'è il solito discorso. Devo spostare qua. Solito discorso che è bene non far uscire dal proprio sito, quindi ok social perché non c'è altro modo, però anziché rimandare su TripAdvisor fai come il sito che aveva fatto prima, che era esattamente come bisogna fare, ovvero una sezione con le migliori recensioni, con il nome della persona che l'ha lasciata e il logo della piattaforma da cui è stata presa, quindi TripAdvisor, Facebook e Google, perché altrimenti il problema è che se io vado a vedere le tue recensioni su TripAdvisor, innanzitutto qua potrei chiedere, ad esempio ho cliccato per sbaglio, potrei finire subito su Booking e quindi ciao a tutti perché qua c'è subito il link dell'offerta, quindi perderesti una prenotazione diretta. E in più qua abbiamo anche tutti gli altri tuoi competitor in zona, quindi potrei cliccare qui perché per curiosità voglio vedere anche questo Monun Hotel Spa and Restaurant e quindi ho già dimenticato su che sito io ero all'inizio. Quindi cerchiamo sempre di mantenere l'utente all'interno del nostro sito. Ora, matrimoniale piccola. No, vediamo camere. Ah no, chiedo scusa, prima chi siamo, dato che andiamo in ordine. Allora, chi siamo? Vedo che non è lunghissima. Adesso non la sto a leggere tutta, però qualcosa potresti mettere anche nella home e dato che parli direttamente, sarebbe be bello che ci fosse anche una foto vostra del vostro staff. Le foto tutte molto belle, però dato che quando si parla della propria... A parte che è un po'... Fate anche raddrizzare la foto perché è un pochino... Pende a destra. E nel chi siamo, dato che raccontate la vostra storia, è bene che ci sia anche una vostra foto di gruppo davanti all'albergo, al reception, da qualsiasi parte, in modo che trasmetta diciamo, l'idea di gestione della vostra storia. Camere, francese standard suite, accesso piscina. Ecco, vedo, qua non c'è più la matrimoniale piccola perché suppongo che sia matrimoniale francese. Cambia assolutamente il nome perché matrimoniale piccola non è un granché. O è camera singola? Allora, se io vado su matrimoniale piccola e su matrimoniale francese, non sono la stessa. Ah, matrimoniale piccola, ok. Te lo chiedevo perché se io vado qui si apre matrimoniale piccola, magari sarebbe bene unificare anche qui il nome della pagina, e qua in basso matrimoniale piccola invece rimanda a camera singola, probabilmente è stato fatto un redirect a quella pagina. Però è bene che fai correggere il link facendolo puntare direttamente alla pagina giusta. Adesso suppongo che prima si chiamava singola, poi matrimoniale piccola, poi matrimoniale francese. C'è stata un'evoluzione del nome, quindi ebbè, matrimoniale francese va bene e mantieni questa uniformità. Perché se io clicco qui e vedo in alto matrimoniale piccola o se condivido questa pagina con qualcuno per fargliela vedere, il nome rimane matrimoniale piccola. E qui sarebbe meglio far mettere il simbolo dell'euro. Oh, bello, questo mi piace. È un elenco di bullet point con al posto del pallino l'icona di quello che è il relativo servizio. E qua. Qua è brutto che ci sia la scritta in rosso. Se la togli è meglio. E la gallery è abbastanza grande. Però no, da adesso non è il massimo, però anche qui la vedremo magari meglio dal
del cellulare. E anche qui qualche parola in più la spenderei per elogiare un po' più i servizi della camera oppure le varie caratteristiche. Ok, servizi. Ciao Vittorio, intanto che ci hai raggiunto. Allora, servizi, che colazione, anche qui benissimo titolo, benissimo l'icona. Sarebbe bello magari anche qualche foto e qualche descrizione in più. Blog, vediamo se mi stupisci. Mi stupite? Allora, 31 gennaio, quindi mi immagino da adesso. Io lo so e guardo, adesso voi non so se dovreste vederli in basso a sinistra. E vabbè, che poi basta cliccarci sopra. Questa è del 24 aprile. Questo è del 20 gennaio 2019. Ah sì, che poi si vedono anche di qua. Eh no, siete stati molto costanti in realtà. Ok, potete. No, so che è difficile, so che mantenere un blog è veramente molto impegnativo, però vedo che comunque almeno 1, 2, 3, un post ogni 2 mesi lo fate, quindi. È stato il 2020. A gennaio 2019 deve essere successo qualcosa perché c'è stato solo un altro post, però cercate di, dato che appunto ci avete speso tempo in questi anni, cercate di mantenerlo aggiornato perché dà subito una buona impressione a chi ci arriva e soprattutto dà un'idea di proprio anche a Google. Google capisce che il sito è sempre aggiornato, gli dà maggior valore e anche a termini di SEO per la ricerca organica è sicuramente un plus, un valore aggiunto. Ah, contattaci, l'abbiamo visto prima. E qui. Allora, qui invece è il problema opposto. Prima non c'erano abbastanza campi obbligatori, invece qua sono troppi. Chiedere la via, il CAP. O anche il telefono, se uno non ha piacere di essere contattato al telefono, è meglio evitare. Lasciamo solamente i campi veramente obbligatori. Tra l'altro qui manca il periodo o il trattamento se fate più trattamenti. Quindi magari al posto di via, cap, città e provincia, che la butto lì, ma secondo me erano tutti campi preimpostati dal modello WordPress, suppongo, e sono stati lasciati lì perché c'erano già. Però se si può cambiare il titolo, come credo si possa, a meno che non ci sia il completamento automatico, comunque cercate di mettere come campi periodo e assolutamente periodo, numero di persone possibilmente e il tipo di trattamento se fate più trattamenti. Potrebbe essere una buona idea avere una sezione eventi in cui inserire i prossimi eventi della città. Allora, sì. Però anche lì, essendo gli eventi una cosa dinamica, è abbastanza dispendioso a livello di tempo e concentrazione mantenerlo aggiornato. Sicuramente è una cosa da fare su Facebook, quello assolutamente sì. Sul sito, dato che avete il blog e magari avete bisogno di qualche argomento da cui prendere spunto per scrivere qualche articolo, allora sì, potete farlo tranquillamente anche lì. Prenota qui e beh, immagino che rimandi al Booking Engine, quindi ok. Ok, qui c'è la piantina, va bene. Esperienze, qui invece questi sono invece i link che rimandano al blog. Non so se sia necessario metterli lì, perché appunto io vedo qua 31 gennaio. Ho subito l'idea che non sia più aggiornato. Ed è effettivamente così perché appunto hai un post del 2021 o del 2019, puoi tranquillamente sostituire questa sezione con allora, relè, camere, o ripetere qua chi siamo, camere e servizi, e ripeterlo qua sotto, oppure puoi lasciare solo relè camere, non è necessario. Magari qui le recensioni che scorrono. Comunque, valuta di rimpiazzare questa sezione esperienze perché non serve.
Ok, diamo un'occhiata anche al mobile, quindi. Allora. Incredibilmente Anydesk era ancora connesso. Privacy, ok. Sito web. Ciao Francesco, grazie del complimento. Non velocissimissimo. Ma qui lascio il beneficio del dubbio del collegamento perché sto anche trasmettendo in live. Ah, ok, quindi da mobile invece è tutto un altro effetto le foto. E non so se metterei. Allora, man mano che scorro. Allora, avendole di diverse dimensioni, e di questa ad esempio è più lunga, questa è ancora più lunga, ancora più lunga ancora, e poi si ritorna allo stretto. Quindi, come consiglio, le foto sono molto belle, però cerca di mantenere lo stesso taglio per evitare questo scompenso. E sinceramente, io non sarei neanche convintissimo di consigliarti di lasciare il logo di Booking perché io sono io, ma io mi metto il cappello da utente, bah, normale, diciamo, vedo Booking e mi viene magari da cercarti su Booking. Tra l'altro la Word del 2018, quindi non è neanche molto aggiornato e a costo è magari lo metti a pie pagina, metti un magari solo il cerchietto con scritto 9,2 relè delle ceramiche e basta, però lì non lo metterei, non lo metterei. Ah, poi non mi hai scritto cos'è qua, adesso è diventato 13:56, quindi suppongo sia una sorta di orologio, però non è sintonizzato né sul fuso giusto, neanche sui minuti, perché siamo cos'è? Siamo un'ora e 12 minuti avanti, quindi non so a cosa stia puntando. Quindi qui mi raccomando le offerte che siano cliccabili. E vedi da mobile invece, mettendo quel menu lungo, dopo tutto il resto è troppo piccolo. Quindi è meglio veramente togliere la sezione. Ah, attenzione, qua c'è Contattaci. Ok, quindi immagino che sia stato aggiunto in un secondo momento. Però ok, il video che è un account business, quindi sul numero fisso, quindi va benissimo. Allora, dove eravamo? Qua. Avevamo detto diamo un'occhiata alle camere, come compaiono invece da mobile. Ah, qui l'euro c'è. Da desktop c'è il dollaro, invece da mobile c'è l'euro, quindi ok. Ah no, aspetta, ero in un'altra pagina. Eh no, qui c'è rimasto. Sì, questo, ci scommetterei dei soldi che è un tema WordPress che non è stato modificato. Però sì, comunque la resa è sicuramente meglio grafica da mobile. Quindi ecco, qui invece le foto sono tutte alte uguali, vedi che non c'è disallineamento tra l'una e l'altra. Ok, no, comunque da mobile va bene, diciamo. Comunque, come immagino che sia, WhatsApp, essendo una cosa recente, vedo che il sito è del 2016, WhatsApp è stato aggiunto dopo, sarebbe bene integrarlo direttamente nel numero di telefono e soprattutto sia cliccabile anche dalla versione desktop. Adesso io controllo se da desktop c'era, ma non ci ho fatto caso. E però. Ah sì, c'era. Cioè, non me ne sono accorto. Ok, ritiro tutto, però forse perché non faccio caso a quello che c'è in basso, perché ad esempio qua c'è privacy e termini. E tra l'altro. No, è cliccabile. Però qui rimanda a Google.
le privacy di Google. Quello andrebbe tolto. Adesso suppongo che comunque ci siano i tuoi termini. Ah, esatto, quindi i tuoi ci sono, o meglio, ci dovrebbero essere. Quindi fa dare un'occhiata anche ai tuoi termini di privacy. Ok. Quindi qui in basso fa togliere le privacy di Google che non servono o comunque non servono lì. A me sembra un pochino lento il sito, magari verificalo te con una linea dedicata. Adesso, come dicevo, sto facendo streaming, magari ho la linea un pochino più impegnata, però mi sembra ci metta un po' troppo tempo. Ok, quindi il contattaci qui andrebbe benissimo qua, perché altrimenti si perde. Adesso io non l'ho notato, lo volevo anche cercare. Adesso non che tutti ragionino come me, però può capitare, quindi. Allora, mi dici non è aggiornato, non so perché, è un problema dell'agenzia che ci gestisce. Purtroppo sì, purtroppo le agenzie web spesso non sono molto orientate alle modifiche e implementazioni. Come ti dicevo, parlando da quello che so, è un tema WordPress del 2016 e in 5 anni WordPress è stato completamente stravolto. Non mi stupirei se le modifiche non te le fanno, perché andare a mettere mani a un tema WordPress 5 anni prima è un disastro, è praticamente tenuto su con lo scotch, se vogliamo dire. Quindi sicuramente fare delle modifiche è impegnativo, motivo per cui spero che non te le facciano per questo motivo e non per altri motivi. Ok, direi che anche questo l'abbiamo finito, quindi grazie Anna Francesca, Anna suppongo sia il nome, grazie di essere stata nostra ospite. Se puoi fatti fare le modifiche che ti ho chiesto, poi al solito rimango sempre disponibile sul gruppo per qualsiasi tipo di altra richiesta o suggerimento. Bene, e abbiamo tempo per un'altra. Anzi, tanto chi vuole può prenotarsi nella chat. Intanto bevo un attimo perché inizia quasi a essere un'ora che parlo, mi prendo qualche secondo di break. Voi commentate pure se c'è un sito vabbè, dai, avete capito, bevo e continuo. Ah, è vero, Anna. Hai ragione, ci avete contattato. Esatto, a posto. Allora, ci hai contattato, ti dovremmo anche già aver ricontattato. Mi pare, adesso non sono io che seguo direttamente, ma mi informo con il reparto commerciale, così sappiamo come muoverci. Vittorio, saresti molto contento di farci vedere il tuo e io sarei molto contento di analizzarlo. Quindi scrivi pure il nome dell'hotel, così lo cerco. Intanto mi preparo la pagina anonima. Allora, Marinello, ho visto anche che avevi messo Ducale Residence. Quindi, se ci sei ancora, faccio questo di Vittorio. Poi, se ci sei ancora, do un'occhiata volentieri anche al tuo. Allora, Vittorio, Hotel Tiglio, lo cerco sempre da Google. Tiglio, ok? Lo cerco sempre da Google. Ottimo, ottimo con la campagna di Brand Protection, ammesso che sia il tuo, ok, .com è il tuo. Torre Pedrera, quindi siamo abbastanza vicini. Altra cosa che dico sempre quando vedo questo tipo di messaggio di questo blocco dei cookie, questo è il modo corretto di avere il messaggio della privacy e cookie policy, perché spesso compare o in basso o in alto un messaggio che scompare se io clicco da qualche parte o muovo la rotella. Non è
GDPR compliant come tipologia di messaggio, quindi l'unico modo è che io clicchi con il mio dito su accetta per poter aprire il sito. Non tutti, in pochi ce l'hanno corretto, non ho mai sentito che qualcuno abbia subito un controllo e una sanzione per questa cosa, però ci tengo sempre a dirlo perché è bene che siate informati di come vadano fatte le cose. Ok, vacanze 2020 in sicurezza, siamo nel 2021, quindi aggiornare subito l'anno perché dà proprio l'idea appunto di una cosa non aggiornata. Va bene che ci sia, non è molto, diciamo, preponderante come magari poteva o doveva esserlo l'anno scorso. È giusto che ci sia una piccola nota, però fa mettere 2021, che tanto ci vogliono 30 secondi. Allora, vediamo se tanto mi dà tanto, so già dove rimanda, perfetto, anche questo è un altro caso di come deve essere. Quindi la mail è cliccabile, io ci clicco e vengo rimandato al for richieste informazioni, dove ho obbligatoriamente da inserire data di arrivo, data di partenza, trattamento, adulti, bambini, nome, cognome ed email. Quindi questi dati sono quelli assolutamente necessari per poter fare un preventivo. Adesso ce l'ho ancora aperto qua, altrimenti noi abbiamo a che fare con questo tipo di clienti che non sanno co neanche loro cosa chiedere. Dobbiamo guidarli noi a farci le domande nel modo giusto. Dobbiamo addestrarli a chiederci un preventivo nel modo giusto. E questo è il modo giusto di chiedere un preventivo. Data di arrivo, partenza, trattamento, numero persone, dati ed email. Come vedete c'è il telefono, ma non è obbligatorio. C'è il campo note particolari. Poi ci sono due domande aggiuntive, se mi serve il servizio spiaggia, se mi serve la culla. E non sono obbligatorie. Quindi i campi non obbligatori li potete anche mettere, tanto appunto non essendo obbligatori non creano problemi. Però mi raccomando, esattamente questi campi vanno messi obbligatori. Quindi I approve. mi raccomando. Ok, torno su. Perfetto Marinella, rimani sintonizzata che poi passiamo al tuo. Quindi, bene anche che ci sia qua il widget con le date di arrivo e partenza per poter chiedere un preventivo. Ok, le offerte last minute. E anche qui, ok, che vengano rielencati i punti di forza dell'offerta. Vedo graficamente un po', come si dice, un mappazzone di colori, caratteri e grandezze. Crea un po' di confusione. I bullet point è giusto che ci siano, però sono bullet point perché sono sintetici. Quindi è bene essere un pochino più stringati. Oppure, se hai bisogno di più descrizione, puoi tranquillamente fare un paragrafo. Però qui, dato che sono capitato nell'offerta, vedo una foto qui, sarebbe bene magari ripetere qualche foto anche qua. E soprattutto evidenziare il più possibile a questo punto il prezzo e le scontistiche, perché io quello che vedo qua che mi salta all'occhio è: cosa aspetti? Prendi il costume, noi ti aspettiamo. Ok, però sotto c'è scritto la nostra struttura, il centro di base in vacanza, che tra l'altro è sottolineato in rosso con uno sfondo grigio diverso, e qui non è, diciamo, molto lineare. Ti aspettiamo al mare, Linda e Vittorio. Sarebbe bello magari mettere una fotina vostra, dato che vi firmate, sarebbe bello che ci foste effettivamente anche voi. E tra l'altro, ho cliccato sull'offerta senza neanche leggere il titolo. Ok. Luglio Hotel Tiglio, magari anche qui puoi già anticipare le scontistiche in modo che uno sia più attratto a cliccare sull'offerta e anche l'immagine sia, anziché, non so, qui tra l'altro è anche tagliato, non so se magari poi da... No, proprio tagliato.
non so se magari da mobile si vede meglio, però a costo magari metti una foto che diciamo colpisca di più e faccia capire subito che è un'offerta, classico o uno sconto scritto in grande oppure non so, il salvadanaio per far capire che c'è un'offerta. Anche qui c'è questa iconcina del regalo, va benissimo, però è bene che sia un pochino più grande per far capire che sono delle offerte. Ok. Allora, benvenuto nell'hotel 3 stelle, perfetto per le tue vacanze tra i paesi, lo staff Hotel Tiglio è pronto ad offrirti una bellissima vacanza sulla Riviera Romagnola all'insegna del relax e del divertimento. Situato a pochi passi dalle spiagge dorate dell'Adriatico, il nostro albergo è ideale sia per una vacanza in famiglia che in coppia. Allora, è un po' troppo generalista, diciamo una descrizione del genere, sono abbastanza sicuro che la potrai trovare anche sul sito dell'albergo di fianco al tuo, o un albergo generico, diciamo. E qui dovresti, però faccio fatica ad aiutarti così in live, dovresti cercare di concentrarti un pochino, di creare un qualcosa, un elemento differenziante rispetto agli altri alberghi cioè, darmi almeno un motivo che mi faccia scegliere il tuo albergo anziché quello di fianco, che non sia il prezzo, perché altrimenti fare una guerra al prezzo non se ne esce mai vincitori, è soprattutto una guerra al ribasso. E tra l'altro, anche qui sono, diciamo, preferisco sempre foto con delle persone che danno un'idea completamente diversa. Dato che appunto prima vi siete firmati, se avete una gestione diretta dell'albergo, sarebbe bello che anche voi steste qua al bureau oppure seduti lì o di spalle, anche va benissimo un cameriere o qualche addetto del vostro staff che faccia un attimo da comparsa. E soprattutto questa foto io la rifarei assolutamente, che potrebbe essere bella di sera, però va fatta con una macchina con determinate impostazioni. O la rifai di giorno. Però sono sicuro che anche con un cellulare qualsiasi riesce a fare uno scatto migliore di questo. Questo, per come è fatto il sito, spegne un po' troppo questa foto. Perché vedi, queste sono tutte foto stock, si chiamano, foto che si comprano generiche perché vanno bene un po' per tutti. E dato che metti la foto in realtà del tuo albergo, è bene che sia fatta bene. Insomma, queste altre sono belle. Forse non avevi avuto occasione di fare la foto alla facciata e so che sembra facile fare le foto, però quando si tratta di farle ci sono sempre mille imprevisti. Lo so, però è una cosa che va fatta. Ecco, dato che continui a parlare Linda e Vittorio, quindi di voi due gestori dell'hotel, cioè anche se è una foto classica, una foto vostra su una poltrona o al banco è assolutamente da mettere, perché appunto parlate direttamente a me che sono il visitatore del vostro sito, è giusto che vi veda. Allora, servizi pensati per offrirti comfort in ogni momento della giornata. Andiamo a scoprire di più. Ecco, vedi, ad esempio, qui sarebbe l'ideale mettere un elenco puntato perché sono cose corte, quindi wifi, parcheggio, spiaggia convenzionata e tanti altri servizi che puoi tranquillamente elencare lì. Esatto, come hai fatto qua. Allora, il listino, vediamo un po', hai il listino? Ah, listino, dai, da togliere. Metti magari un minimo, un massimo come riferimento, però spero tu faccia un minimo di revenue, quindi abbia i prezzi un po' dinamici, perché è quello che va fatto. Quindi se vuoi mantenere il listino perché ci sei affezionato, magari metti solamente un minimo, un massimo, in modo che sei più libero poi per calcolare le varie tariffe. Ho fatto fare le foto in settimana, devo aggiornarle. A posto, mi hai preceduto. Perfetto. Quindi le offerte le abbiamo qua. Anche qui. Ah, ok, quindi ognuna ha una foto diversa. Ok,
Quindi nelle foto degli sconti magari lì si puoi mettere delle foto stock, quindi quelle già fatte che danno più che diano più l'idea che sia uno sconto. Cosa fare? Quindi anche cosa fare è una buona sezione. Prenota. Ah sì? Ero già pronto a dirti che era un errore mettere il prenota lì, che poi prenotavi la camera, invece prenoti proprio il servizio. Ah, che bello. I approve. Approvatissimo. E magari scrivilo qua sopra. Cosa fare dentro Torre Pedrina dintorni? Se la spiaggia ti stanca o non hai voglia oppure non c'è il sole e vuoi scoprire il nostro entroterra, ecco tutto quello che puoi fare nel nostro territorio. Se vuoi, puoi direttamente prenotare la tua esperienza. Basta che clicchi su prenota sotto la foto. Anche se prenota, appunto, non vorrei che fuorviasse. Mettere una dicitura diversa, perché se sono sul sito di un albergo e leggo prenota, lo associo al prenotare il soggiorno, come avevo fatto io. Quindi secondo me, anche qui, ad esempio, potresti banalmente mettere prenota l'esperienza, prenota l'esperienza, prenota la degustazione, prenota il tour, prenota anche qui la degustazione, anche qua. Magari nel bottone o nella descrizione scrivi che stai prenotando quel servizio. E dato che è una cosa molto interessante per i tuoi ospiti quando sono da te, magari questo link lo potresti mandare, non so se lo fai già, io intanto te lo consiglio, nella mail di benvenuto o nel messaggio di benvenuto se lo mandi, se non lo mandi, questo è un buon motivo per farlo. Okay, gallery, classica gallery, e vedi. Vabbè, quelle foto hai già detto che le hai già fatte rifare. Info, classica info, ok. Beh, prenota subito, invece rimanda al booking engine. Ok, gli diamo un'occhiata anche da cellulare. Allora, riattiviamo AnyDesk. E rieccoci qua per magia. Evita di cliccare sull'annuncio sponsorizzato. Ok, chiama, scrivi. Scrivi mettere la classica icona della bustina o della penna. Con finezze, non sono diktat. Non ho visto. Perché non ho visto i social? C'erano sulla pagina, non me ne so. Ah sì, c'erano. Allora, li riguardiamo un attimo i social da desktop. Allora, Facebook e Instagram. E non vedo WhatsApp. Anche a te chiedo se è in programma di inserirlo o meno. Hotel Tiglio Torre Pedrera. Ai ai ai. Hotel Tiglio 2019. Avevi provato a fare il profilo Instagram, poi hai cambiato idea? Ho sbagliato il link. Allora, qui come foto piuttosto che l'insegna mettere il logo, questo che è qua, Hotel Tiglio. E invece Instagram, se mi fai sapere, di sicuro se hai il profilo non mettere l'anno di Hotel Tiglio, questo è il tuo, no? Hoteltiglio.com. Ah sì, allora sono sbagliato il link.
Oppure volevi rifare il profilo e non l'hai fatto? Ah, ok. Esatto, quindi hai la pagina Hotel Tiglio. Suppongo che non sia aggiornata da parecchio, credo. Ah, oh, 21 maggio, neanche tanto. Però c'è un logo che non c'è sul tuo sito, quindi sicuramente aggiorna il logo e fa correggere qua in basso il link social. Quindi ritorniamo da mobile. Devi inserire il widget WhatsApp, ok? Quindi anche quello è in work in progress, però diciamo non mi sento di... Avrei qualcosa da ridire sul menu hotel, perché nell'hotel in realtà poi ci sono le camere, vabbè c'è la colazione ristorante. Io per le camere farei una sezione a parte, perché molti elementi devono essere comuni a tutti i siti, perché appunto l'utente che è abituato a visitare i vari siti degli alberghi si aspetta di trovare determinate cose. E la pagina camere io la metterei. Quindi hotel va bene, in cui riassume un po' tutto: hotel, camere, colazione, ristorante. Però è bene magari lasciarla una sezione. Perché sennò sto scrollando troppo forte. Però nelle camere, tra l'altro, vedo che non hai neanche. E allora. E non hai spiegato un po' che tipo di camere hai, doppie, triple, anche quella cosa lì andrebbe fatta. E poi ti prego, togli la dicitura bagno privato con doccia, asciugacapelli. No, questa è troppo anni 90 come dicitura. Bagno con doccia e phon al limite. Phon per asciugacapelli, no, dai. Sono sempre per scrivere le cose in italiano, però phon sono abbastanza per l'inglesismo. Quindi una sezione sulle camere la farei in modo che spieghi un pochino meglio le camere, perché alla fine è quella che un cliente prenota, quindi è bene che ci sia qualcosina in più di descrizione sulle camere. Ok, tutto qua. Quindi grazie Vittorio per essere stato ospite anche te. Come hai visto, diciamo, va tutto abbastanza bene, fai solo sistemare quelle due o tre cose. Bene. Quindi. Marinella, tocca a te e direi che anche con te chiudiamo. E Marinella, Ducale Residence, vediamo. Approfitto anche per bere un attimo. Ok. Questo è il classico problema. Esatto, allora, grazie ancora a te Vittorio intanto per essere stato mio ospite. Allora, Ducale, se io cerco Ducale Residence mi viene fuori anche questo qua a Rodiger Arganico. Bisognerebbe magari lavorare un pochino su cosa? Cerco Rimini, che magari uno ti cerca come Rimini. Mi fa vedere l'Hotel Ducale. Qui non so se hai problemi, che magari chi ti cerca finisce sul sito sbagliato. Magari questo te lo chiedo, poi rispondimi pure nei commenti. Allora. Dove
Dunque, vediamo da dove. Aspetta, dove sono finito? Allora, abbiamo detto, scusate l'attesa. Allora, hai detto che ducalaresidence.it, che è questo. Carica, carica, carica. Ah, ok. Mi ero un attimo spaventato perché ho cliccato qua ed è comparsa sta roba. E questa è la pagina che ti crea in automatico Google. Probabilmente SEO chi per te, se siete andati qualcuno su Google My Business, si è creato da sola. E il sito, che però ovviamente non serve, anzi è molto importante, mi raccomandissimo che qua sul sito web sia linkato il tuo sito vero, che è questo di qua. Allora, novità 2021, nuovo appartamento di 90 metri quadri. Non lo metterei come pop-up. Ok, che è una novità, però non obbligherei chi capita sul tuo sito ad andare a vedere quello come prima cosa, perché io adesso sono sul tuo sito e ancora non so chi sei, quindi non gli darei così tanto risalto. Vabbè, residence ducale. Allora, vediamo un po'. La tua casa a 20 metri dal mare, comodità, tranquillità e relax a Viserba di Rimini. A Viserba di Rimini, il Residence Ducale ti accoglie tra comfort, servizi e massima disponibilità. Tutti gli ingredienti per la più bella vacanza al mare della Romagna. Non perdere tempo, prenota ed assicurati la tua casa da mare. Ok, qui andiamo, sì, c'è questo gioco di parole. Però anche qui, sia qui che sul sito di prima, le descrizioni sono un pochino troppo generiche. Non è facile crearsi un brand, non è facile avere un elemento differenziante, però bisogna lavorare per capire qual è quella cosa che solo voi potete offrire ai vostri clienti e che non trovano da nessun'altra parte. So benissimo che è difficile, so benissimo che non sempre è possibile, però è una cosa da fare per cercare di iniziare già il posizionamento all'interno, nella mente degli ospiti, dei clienti che guardano il vostro sito per far capire chi siete e perché scegliere voi anziché i vostri dirimpettai o quelli del viale dopo o i vostri o l'albergo di fianco al vostro. Allora, perché sceglierci? Comodità, tranquillità e relax. Sono parole che vengono ripetute sempre spesso. Troppo spesso, quindi wifi in ogni appartamento, cucina, posizione, parcheggio. Mi verrebbe da dire che un residence di fianco al tuo potrebbe avere tutte queste cose e al limite, sorvolando sulla cucina, che quello sì è una commodity abbastanza comune, posizione speciale se c'è qualcun altro vicino a te ha la stessa posizione. Al limite puoi giocarti di più sul posto auto, che è una delle cose molto importanti, e sul wifi in ogni appartamento, magari specificando che ogni appartamento, adesso non so se puoi dire più avanti, comunque l'anticipo lo stesso, che ogni appartamento ha un wifi con un access point indipendente, con una banda massima di magari metti anche un'idea di velocità, non tanto perché poi diciamo all'utente interessa la velocità, però se la metti. E chi ti legge capisce che sai di cosa stai parlando, comunque il wifi è uno strumento a cui dai valore, a cui diciamo, a cui dai il giusto peso, anziché magari tutte quelle strutture che hanno un wifi lo vedono come un fastidio piuttosto che un servizio, che se va lento o si blocca, il receptionist non sa mai cosa fare se non riavviare il router se ne è in grado, oppure aspettare il proprietario, il gestore, perché solo lui può metterci le mani. Quindi sul wifi e sul parcheggio invece sono due cose su cui ci puoi ricamare magari un pochino di più, se effettivamente sono
come ho detto io. Allora, anche qui vedi, cioè, te ne accorgi anche, scusami, Marinella, te ne accorgi anche da sola che c'è troppo spazio vuoto per così poco testo, quindi andrebbe un pochino rimpolpato. Andiamo su scopri di più. Ok, questo è il nuovo. Ah, ecco. Ah, no. Allora, qui invece mi fa un po' di confusione che queste due immagini non siano esposte come la gallery qua sotto e credo siano qualcosa di diverso. Cioè, effettivamente magari lo sono, però dato che hai, diciamo, questo layout per le per arrivo per gli appartamenti, è bene mantenerlo anche per gli altri. Evidenziando che uno è di 90 metri quadri e l'altro è un appartamento proprio indipendente. Vedi, anche qui si è proprio molto sacrificata perché hai tutti questi bullet point che sono uno dopo l'altro anziché essere un elenco. Quindi richiedi informazioni, cosa succede? Ok. Va bene anche che compaia questo pop-up, non vorrei che chi ha diciamo dei plugin all'interno del proprio browser per non far aprire le pubblicità gli venga bloccato. Quindi sarebbe meglio, questa è una mia ipotesi perché di solito sono sempre integrati nella pagina. Però, se possibile, integrarlo nella pagina e non farlo comparire perché appunto non vorrei che chi ha qualche blocco sul browser non gli compaia. Ok, e qui anche qui ti chiedo se stai facendo. Stai implementando WhatsApp oppure se c'è un motivo in particolare per cui non lo stai usando. Ah, ok. Pensavo che il widget del Booking Engine fosse in fondo, invece in realtà segue la navigazione. In genere in alto, però non è diciamo nulla di grave. Allora, innanzitutto qui io sono in appartamenti perché dalla home ero andato in scopri di più. È perché vedi, adesso sono tornato in home, mi si rioscura tutto e rivedo nuovamente questo widget del nuovo appartamento. Non ti consiglierei di toglierlo per non farlo troppo preponderante. Ok, vedo che il parcheggio quindi è un vero parcheggio coperto, quindi sicuramente su quello puoi puntare molto perché adesso non conosco quella zona la tua zona precisa, però in generale un parcheggio del genere non è mai incluso, non è mai così scontato o disponibile. Magari se riesci una foto un pochino più carina con delle macchine, se ti capita di vedere una macchina lavata sarebbe meglio. Allora. Ok, recensioni benissimo qui. Allora, qui recensito allora la data, dato che vediamo 2018-18. Allora, la data, se le recensioni sono abbastanza vecchie, è meglio non metterla. Sicuramente devi mettere da dove è stata presa la recensione. Come non so se è rimasta collegata per tutta la diretta, però all'inizio c'era un sito che aveva messo correttamente le varie recensioni con il nome della persona che l'ha lasciata e anche il logo della piattaforma da cui è stata presa, quindi Facebook, Google o TripAdvisor. Perfetto, elenco di servizi con icona. Offerte speciali, perché dovrei cliccare su di uno piuttosto che su di un altro? Qui ci andrebbe una descrizione. E il fatto che vedo che il sito è stato fatto in WordPress.
l'altro, in genere, quando si mette la web agency che ti ha fatto il sito, se ci clicco sopra, si dovrebbe aprire in una nuova pagina e non aprirsi nella finestra che sto navigando in cui c'è il tuo hotel. Se vuoi farlo presente, ma è giusto un dettaglio, però non è la cosa corretta da fare. Però, essendo fatto in WordPress, in genere non si dice perché WordPress, diciamo, è un po' per i non addetti ai lavori ormai. Quindi è sempre bene affidarsi a una web agency che ti faccia il sito con gli strumenti giusti e non con la piattaforma WordPress che si adatta bene a quasi tutte le tipologie, però poi mantenere il sito aggiornato è veramente impegnativo perché poi siete obbligati a fare delle modifiche che siano previste quando viene utilizzato il tema per il sito. Ad esempio qua c'è una virgola, forse è saltato un pezzo di una parola. Però vedo che qua mi sembra anche più piccolo di qui sotto. E adesso sono ne ah, perché ho cliccato sull'offerta. Mi compare qui, però non ho più l'immagine su cui ho cliccato prima. Quindi sarebbe bene riproporre comunque l'immagine dell'offerta che ho cliccato. E sia assolutamente più visibile il periodo almeno, dato che è quello il periodo e il prezzo sono quelli che fanno un po' che descrivono l'offerta. Quindi è bene che siano evidenziati più quelli che non appartamenti bilocale a Viserba di Rimini fino a 4 persone, che immagino sia stata fatta per questioni di SEO e non tanto per facilitare l'utente che visita questa pagina. Questa mi spiace, ma è da sistemare nelle offerte. Allora, i servizi, no, c'ero già andato, poi sono tornato. Ah, ecco, ero finito qui sulle offerte speciali perché ho cliccato lì. Offerta speciale per coppia adulto più bambino a Rimini barra Viserva, pochi passi dal mare. Questo è scritto così perché è anche l'URL del sito. E quindi confermo che l'unico motivo per cui è stato fatto così è perché se uno cerca offerta a Rimini coppie trova in teoria nei risultati di ricerca dovrebbe comparire questa pagina, però questa cosa va a discapito di me, io visitatore che non capisco bene cioè, non mi convinci a prenotare questa offerta. Anche perché qui se io volessi prenotare questa offerta, qua ho solo richiede informazioni, sarebbe bene mettere il link. Sì, ricompare. Dato che qua il Booking Engine ce l'hai, ok. Dato che il Booking Engine ce l'hai, non ci deve essere richiedi prenotazioni informazioni, ma prenota subito l'offerta e quel pulsante rimanda dal Booking Engine già a quell'offerta. Questo è molto importante, mi raccomando, perché la pagina delle offerte è sempre la pagina più vista dei siti. Quindi mi raccomando, puntate molto sulla pagina delle offerte e sull'esposizione della grafica delle offerte. Oggi è la giornata dei listini, anche te hai il listino? No. O sì? E qui non ha. Allora, sono in informazioni. Telefonate o inviate, anche qui parla sempre al singolare. Chiamaci o scrivici qua. Ah, qui invece si apre il cliente di posta. Adesso non mi ripeto, però l'email deve sempre rimandare al form di informazioni. Qui in genere informazioni, queste sono quasi un po' più le FAQ, quindi le domande fatte più spesso, e nasconderle in questo menu non va benissimo. Conviene fare un elenco, anche qui ho bullet point o domanda sotto risposta con le varie risposte. Quindi ad esempio, quali sono i servizi inclusi negli appartamenti? Troverai tutti questi. La pulizia finale è
C'è un supplemento per la pulizia finale? Sì, la pulizia finale è obbligatoria. E un attimo che è saltata la diretta. La pulizia finale obbligatoria, sì, costa 50 euro il monolocale, 70 il bilocale, 90 il trilocale. Sono ammessi gli animali, così. Deve essere un pochino più fatto a domanda-risposta o comunque graficamente anche qui deve essere fatto un pochino meglio. Allora, dove siamo? Bene la mappa, distanze, questi immagino siano i punti più importanti, dato che hai messo la specifica della distanza. Anche qui sarebbe bello fare una mini piantina con il pin, quindi col puntatore, sul tuo albergo. Puoi scrivere stazione di Rimini, magari freccia sinistra 3 km, parco Italia Miniatura 1,5 km, autostrada 3 km. In modo che dai subito un'immagine di dove sei posizionata rispetto ai questi punti di interesse. Ok, qui ci siamo, diciamo, ci sono diverse cose da sistemare. Diamo un'occhiata invece qui mi si è aperto Outlook perché ho cliccato sull'email. E diamo un'occhiata da mobile. Residence locale. Ah no, cliccato sul sito. Mi raccomando, correggi il prima possibile il link al sito web. Qui da mobile si nota ancora meglio, adesso la connessione che fa un po' arrabbiare, che è troppo, veramente troppo preponderante il messaggio della novità 2021. E anche qui immagino che hai fatto te una richiesta e l'agency che ti segue ha potuto far quello perché il tema WordPress è molto limitato nelle modifiche. Ah, vedi, qui invece si vede, ma si vede male, però almeno. Purtroppo non so perché non ce la fa più neanche AnyDesk, si vede un po' a rilento il cellulare. Però almeno qui c'è il titolo dell'offerta, cosa che da desktop non c'è. La visualizzazione va bene, però ci sono appunto. A parte che in genere anche qui sito web creato da, in genere si mette un pochino più piccolo, un pochino più defilato, perché solamente la firma della web agency non è che ha motivo di essere così in rilievo. E niente, qui non so invece se non ho visto il commento, se c'è un motivo in particolare per cui non ci sia WhatsApp, però. Se non c'è nessun motivo in particolare, farlo il prima possibile perché viene utilizzato spesso. Diciamo, non ho altro da aggiungere. Faccio un po', diciamo, la chiusura perché già oltre a, mi capita spesso di vedere siti fatti in WordPress e per un albergo non è l'ideale. WordPress ha avuto il boom appunto nel 2016, quando mi pare il sito di prima mi pareva fosse del 2016, perché con due clic chiunque poteva fare il sito da pubblicare. Ora, dato che il traffico che gira sul sito di un albergo, sia come visite che come valore economico per le prenotazioni ricevute, è veramente molto alto, è veramente molto importante. E non è più pensabile di potersi affidare a agenzie o amici che utilizzano WordPress perché, a meno che, adesso non voglio dirla essere proprio prenderla di spigolo, però è bene che venga aggiornato molto spesso.
perché in WordPress è, diciamo, il motore che fa girare vari siti e si possono mettere dei temi preimpostati, perché c'è qualcuno che predispone diversi temi, siti, i temi, diciamo, sono delle strutture che poi vanno un po' plasmate a seconda della destinazione d'uso, però poi col tempo fare modifiche è sempre più difficile e magari non sono anche più supportate. Quindi l'altra volta dicevo che la finestra di tempo ideale per rifare un sito è di 2 anni, a maggior ragione con WordPress bisognerebbe rifarlo assolutamente ogni 2 o 3 anni. Perché? Per forza di cose, perché come avete visto ogni volta che c'è da fare una modifica si vede proprio che non è che è stata aggiunta. È diciamo, una modifica fatta a posteriori perché non si integra molto bene nel sito. Quindi so che fare il sito nuovo è un investimento, però fate un po', diciamo, un resoconto di quello che sta producendo il vostro sito adesso e in proiezione quanto potrebbe portarvi, quanto potrebbe produrre se fosse fatto con cognizione di causa, quindi con tutte le cose al suo posto, con i vari codici di Analytics che per poter capire ogni pagina quanto è visualizzata, se funzionano le varie posizioni dei link, se gli obiettivi che vi ponete con le varie campagne di annunci sponsorizzati vi portano effettivamente delle prenotazioni. Il sito web deve essere il canale diretto di vendita più importante, anche per scalzare quello che viene venduto sulle OTA, perché non apro neanche l'argomento, perché ovviamente farsi prenotare sui vari siti online che non sono il vostro è sempre controproducente. Quindi mi raccomando, date sempre la giusta importanza al sito e mi raccomando, se per qualche motivo dovete tenerlo in WordPress, fatelo aggiornare o a costo cambiatelo ogni 2 anni, perché con tutte le modifiche che vengono fatte in 2 anni è bene poi rifarlo per i limiti che dicevo prima. Se invece vi affidate a una web agency che ha i propri strumenti per fare i siti, quindi sicuramente è un livello di serietà diverso e ovviamente ha un costo diverso, ma sono sicuro che con gli strumenti di monitoraggio che poi avrete, saprete misurare esattamente l'incremento di prenotazione e fatturato che vi ha portato e vi pentirete di non averlo fatto prima. Ok, direi che Marinello, ti ringrazio e anche il tuo sito l'abbiamo visto. Spero ti siano stati preziosi i miei consigli, i miei suggerimenti. E se c'è qualcuno ancora rimasto live, lo ringrazio come sempre di avermi seguito e se c'è qualche domanda sul finale rispondo ben volentieri, altrimenti vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata tra 2 settimane di un'altra live reaction. E nel frattempo non so se ha senso dirlo adesso, perché chi lo vede adesso vuol dire che è già arrivato alla fine, però troverete questo video anche su YouTube. E quindi direi che per oggi è tutto. Ci vedremo quindi tra 2 settimane, quasi al finire di luglio, quindi proprio nel momento ancora più clou di quello che è adesso. E niente, vi aspetto qua. Quindi a presto e buona estate a tutti.